un appuntamento tanto atteso, scusate ma io ho perso la voce anche colpa del vento, e ormai sono 15 giorni che sono senza voce, ma i potenti impianti audio dei Palasport sicuramente nasconderanno anche questo mio problema. Allora, stasera finalmente una serata che si ripete per la terza volta qui al Giugrà, perché i gruppi che riscuotono un successo del genere ogni anno vanno premiati, vanno rinvitati, e poi grazie anche a molti presenti qui in sala che durante questo inverno, Piero mi raccomando, i Palasport sono bravissimi, abbiamo qui il tavolo 7, 8, 10, gente che li segue un po' dappertutto, perché sappiate, i Palasport sono una formazione di Statte in provincia di Taranto, ma suonano in tutta Italia, hanno un tour dalle Alpi alla Sicilia, quindi è una formazione, è un tribute band ufficiale dei Pooh, e meritano veramente il palco del Giugrà. Grazie per le mie città appassionate, esagerate, ma col nido comodo di casa mia e gli aeroporti per andare via, se vuoi. Grazie per la nostra età, per questi anni di velocità, per i satelliti e gli amori che son quelli di un milione di anni fa. Siamo venuti a salutare il buon Piero e comunque ad ascoltare ancora gli ultimi concerti del Giugrà. Lo facciamo in una location un po' particolare, dietro alle quinte di questo fantastico posto. Sono soddisfattissimo al 100%, a parte la serata di stasera, però innanzitutto un saluto a tutti gli amici che ci stanno guardando in questo momento. Un'estate bella quella del Giugrà, abbiamo visto tantissimi artisti che si sono succeduti su questo palco, da Franco Simone alla cover band dei Pink Floyd, ma come dire, sono tantissime, hai fatto anche la Giugrida, la festa della radio. Contrariamente a come avevo ipotizzato l'estate, che visto un po' quest'aria un po' anomala di crisi che c'è in giro, pensavo che effettivamente la gente che ha voglia di divertirsi è sempre tanta, anzi in questo periodo ne ha ancora bisogno di più, però immaginavo, ipotizzavo, diciamo, un'estate meno intensa come affluenza di pubblico rispetto a quella che realmente c'è stata. Invece, vuoi un po' per le condizioni climatiche, il tempo è stato bellissimo, vuoi per gli eventi che diciamo, il calendario degli artisti, degli eventi quest'estate ha fatto sì che si avvicinassero sempre più persone, quindi è del tutto positivo. Sono veramente soddisfatto del bilancio dell'estate 2012. L'inverno è fatta per progettare in maniera molto attenta come sarà appunto l'estate 2013, farò un'attenta votazione sui gruppi musicali, sugli artisti a eseguirsi, mi riposerò soprattutto e poi ne riparleremo appunto a primi di giugno a tutti gli effetti. Prima di questo inverno no, aspettiamo, diamo ancora un po' di suspense per l'estate, l'inverno può aspettare, sicuramente in cantiere c'è qualcosa per l'inverno, ma non per 2012-2013. Abbiamo ancora qualche altro giorno prima della chiusura estiva del Giugrà, sabato prossimo, meglio domenica 2 settembre, è l'ultima serata dell'estate 2012, sui vostri tavoli, non è la mia voce, questa volta è il microfono, sui vostri tavoli ci sono le brochure, se il vento non le portate via, per poter decidere, eventualmente il tempo lo consentisse, qualche altra serata qui ancora al Giugrà.